Festeggiamo 20 anni di esistenza della Rive. Immaginate che la Rive esiste già da 20 anni. Possiamo fargli un applauso? Come di consueto, quando si dice abbiamo un anniversario, è molto importante anche sapere un po' come sono andati questi 20 anni. Non preoccupatevi, non vi faremo la storia della Rive da 20 anni. Anche se Alfredo sarebbe capace di farlo, ma noi adesso ma noi adesso passiamo intanto la parola prima di tutto ad Alfredo, perché è quello più storico di tutti noi in questo momento, anche e per sentire proprio un po' come è nata l'idea. Ma l'idea è nata da una sollecitazione che è venuta dal GEN, perché abbiamo esattamente da una persona, Barbara Narici, la quale ci fece sapere a noi e anche ad altri, immagino, perché l'aveva organizzata lei, quindi in modo particolare a noi, ad Amanur, a Torri Superiore, che si stava tenendo ad Alessano, in provincia di Lecce. Scusate, una cosa molto importante, siccome c'è qualcuno che sta riprendendo, ci sono più persone che stanno riprendendo, chi non vuole assolutamente essere ripreso, perché queste riprese possono anche diventare pubbliche, chi non vuole essere ripreso, per favore alzi la mano e si mette in una zona tutti insieme, così che loro possono evitare di riprendervi. Ok, perfetto. Non, ma c'era una persona che non voleva essere ripresa, ma non c'è qua forse adesso. Vuole essere ripreso di più? Ok, perfetto, benissimo. Tutti sono d'accordo, ok. Allora, dicevo, Barbara Narici, che è l'architetta molto vicina alla bioedilizia, aveva preso contatto con una serie di realtà comunitarie italiane, fra cui noi da Amanur, Torri Superiore, avvertendoci che ad Alessano, in provincia di Lecce, si teneva un convegno del GEN Europa e che sarebbe stato bello così vedere quali sono le realtà italiane disponibili a mettere in piedi un'esperienza simile a quella del GEN in Italia. Noi siamo andati, è andato, in quel momento non c'ero io, c'era Checco e altri nel comune di Bagnaia, e vennero a casa entusiasti, dissero: guardate, qua c'è qualcosa che si sta muovendo a livello europeo in termini più generali, dobbiamo muoverci anche noi. E così decidemmo di organizzare alla comune di Bagnaia per l'anno successivo, nel 97, un incontro nel quale sono venuti tutti coloro che siamo riusciti a contattare. Eravamo una novantina di persone, tra l'altro anche diversi che attualmente non sono più all'interno della Rive, come per esempio Urupia, come per esempio o Utopiaggia. E abbiamo avuto la sensazione collettiva che c'era bisogno di stabilire una rete. Ora, la rete inizialmente era una cosa, diciamo così, piuttosto, si può dire, povera, nel senso che ci si incontrava un paio di volte l'anno, ma un piccolissimo gruppo di persone, e si decideva di organizzare un evento di carattere estivo. Quindi possiamo dire che dal 97, la Rive nasce come idea nel 96, ma poi dal 97 fino ad oggi, tutti gli anni abbiamo organizzato l'evento nazionale, nel quale inizialmente partecipavano esclusivamente gli ecovillaggi esistenti, per cui si trattava di, diciamo così, di momenti di pure semplice scambio di esperienze tra ecovillaggi esistenti. Questa formula mostrò ben presto, come si può dire, il proprio lato debole. Il lato debole era che tra pochi cominciava a diventare più un incontro di amici che una relazione capace di crescere nel tempo, e ci si pose
la questione diverse volte durante gli incontri che si sono fatti fino al 2003. Perché fino al 2003? Perché fra il 96 e il 2003 ci sono stati momenti di maggiore o minore volontà di far proseguire la rete. Tenete presente che allora il presidente della Rive, quello che consideravamo tutti, non c'era neanche formalmente la figura del presidente, ma diciamo il coordinatore, colui che prendeva in qualche modo in mano le redini della cosa, era Mimmo Tringale, direttore di Amteranova. Tra l'altro non viveva in un ecovillaggio, ma Amteranova era il punto di riferimento, potremmo dire, in quel momento, di questa realtà nascente. E si organizzava un incontro che durava sostanzialmente un paio di giorni, nel quale appunto ci si, ripeto, incontrava per scambiare esperienze. Nel frattempo diversi di noi entrarono in contatto diretto con il Gen Europa, partecipandovi ovviamente attivamente. Fra l'altro sia Damro, sia Torre Superiore, sia Bagnaia sono stati fra i primi in Italia a aderire al Gen. Tenete presente che le date sono interessanti, perché nel 94 si forma il Gen, nel 96 si forma Rive, e noi entriamo direttamente all'interno, cioè le tre comunità di fatto che danno origine a Rive entrano all'interno del Gen. E questo secondo me era un fatto importante, perché ci sentivamo sostanzialmente molto vicini al Gen. Tra l'altro c'è stato anche un lungo dibattito sul nome, ci siamo praticamente opposti di chiamare la nostra rete Genitalia, perché questo naturalmente portava a qualche equivoco. Quindi di conseguenza dicemmo no, rete italiana dei villaggi ecologici. Nel 2003 ci fu un appuntamento a Bagnaia in cui chiedemmo a chi partecipò di capire se, un appuntamento estivo, se era il caso o meno di continuare l'esperienza della Rive, perché se il gruppo doveva essere piccolo ci si poteva incontrare fra di noi senza grossi problemi. E la cosa che sorprendente fu che si presentarono 17 progetti. E questa cosa disse, ma sì, questa cosa dicemmo, ma come mai, no? Quindi c'è interesse. La cosa poi crebbe negli anni fra il 2003 fino al 2007, quando venne un fatto secondo me importantissimo, e cioè nel 2007 in Abruzzo dovemmo dire a tantissima gente che non c'era posto nel luogo in cui noi avevamo organizzato l'incontro estivo di due giorni. Dovemmo mandare via gente e delle 80 persone previste ne rimasero 130. Questo naturalmente ci disse, cavolo, qua c'è interesse, c'è una cosa nuova che si sta verificando, quindi bisogna rilanciare. Cosa fare, come fare? La prima cosa che Mimmo pose era quella di cambiare la presidenza. In quel caso propose a me di entrare, di essere il futuro presidente. Io accettai dicendo, va bene, datemi un anno di tempo per capire, no, cosa si può fare, e ci demmo appuntamento nel 2008 all'incontro dagli Elpi a Campo Mascherino. A Campo Mascherina avvenne una cosa veramente molto particolare, che fu il vero inizio della seconda parte, della seconda vita della Rive, perché poi quella di Francesco è stata la terza vita della Rive, e cioè la seconda vita della Rive è stato il fatto che ci siamo incontrati in questo campo dove gli Elfi avevano costruito le loro strutture, in una situazione molto più spartana di quello che voi vedete attualmente, ed erano arrivate soltanto come prenotazioni 290 persone. E tra l'altro ci furono tantissime altre persone che vennero così per curiosità, per poter partecipare. A quel punto cominciamo a pensare che era necessario strutturarci diversamente, quindi cominciare a fare gli incontri periodici per poter capire quali erano i bisogni anche delle persone che si avvicinavano, portare avanti il discorso della formazione di nuovi ecovillaggi, sostenere la realtà di nuovi ecovillaggi, e adesso entrare nella parte più interessante, sostenere nuovi ecovillaggi. Arriviamo al passaggio delle consegne che è avvenuto qui ad Ambro nel 2012, un evento molto bellissimo, molto bello con Francesca, che in quel momento eravamo emozionatissimi in quel momento. E Francesca è diventata la migliore presidente della rete italiana dei
della rete italiana per i villaggi ecologici. E a quel punto, da quelle 300-350 persone che in quel momento noi eravamo, e quegli incontri periodici che abbiamo già stabilito, quindi l'incontro di 4 volte all'anno, oltre all'incontro estivo, l'avvio anche che si era verificato dei primi incontri per i progetti di ecovillaggi, contatti più stretti con il GEN, con Francesca una nuova generazione è entrata dentro la rete. Perché poi di fatto le generazioni nuove attirano le generazioni nuove, le generazioni più anziane attirano le generazioni più anziane, c'è poco da fare, è così. C'è stata una generazione nuova e c'è stato un balzo incredibile, al punto che oggi i nostri incontri come minimo sono intorno ai 350-400, ma abbiamo toccato le cifre di 700 persone. E la cosa interessante all'interno della Rive è che siamo visitati annualmente da 100.000 persone nell'ambito del nostro sito, il che vuol dire che esiste un bisogno diffuso di una società nuova all'interno del nostro contesto. E quindi c'è bisogno di dare un contributo da parte di tutti per andare ancora oltre, per diventare davvero una realtà di massa. Questo è il futuro della Rive, il futuro della Rive che via via tenderà a organizzarsi sempre di più, tenderà a dare risposte sempre più stringenti ai vari progetti di ecovillaggio e agli ecovillaggi, ed è questo il compito che ci tocca. Grazie. Grazie Alfredo. E adesso Alfredo ha parlato fino a questo momento, adesso toccherebbe a Francesca di parlare un attimo quali sono proprio le conquiste o le cose che più ti hanno toccato in questo tuo periodo di presidenza. Allora, sono molto emozionata, per cui mi faccio un paio di respiri. Alfredo ha già fatto sleale. Sono stata in maniera totalmente inconsapevole lì per lì nominata in un cerchio per questo passaggio di presidenza che ci doveva essere, perché Alfredo era già tanti anni che stava facendo servizio, era stanco e si sentiva il bisogno comunque di fare questo cambio, di passare questo ruolo, di farlo girare. E inaspettatamente, perché veramente non avevo avuto nessun segnale prima, è stato fatto il mio nome insomma è stato strano, perché io ovviamente non mi riconoscevo poi a qualche cosa che qualcun altro aveva visto in me. E quindi a partire da questo la mia esperienza nella presidenza mi ha fatto capire e fatto sentire quanto è importante essere se stessi in un gruppo e vedere come gli elementi del gruppo riescono a tirare fuori veramente alcune delle parti migliori di te, e te le vedono, te le riconoscono ancora prima che tu lo sappia. Quindi il gruppo come uno specchio, che a volte può essere tra virgolette negativo e altre volte ti può dare un potere fortissimo. E ho avuto abbastanza difficoltà all'inizio a prendermi questo potere in mano di comunque fare da riferimento a qualchedun altro. Non lo sapevo fare, ero nuova comunque abbastanza nel mondo degli ecovillaggi, e per quanto ne potessi sapere a livello teorico, a livello pratico ero insomma scarsetta. E l'ho detto subito. Io gli ho detto: ragazzi, quello che mi offrite è un regalo enorme, perché so che posso crescere un sacco in questa esperienza e ho voglia di farla. Però io non sono Alfredo, cioè io non sono una persona che ha quella fermezza d'animo e chiarezza di idee
per aiutare un gruppo a orientarsi. Io ho bisogno che venite a darmi una mano, che mi state sempre a sorvegliare davanti, dietro, a giro tondo, perché io posso fare un sacco di cazzate o posso, insomma, posso non svolgere bene il mio ruolo, quindi datemi una mano. E dai e ridai e rompi le palle alla gente. Alla fine, intorno a questa mia difficoltà espressa, si è creato un gruppo di persone che è più che raddoppiato, di persone responsabili, sincere, autentiche, che hanno voglia di provare a lavorare insieme agli altri per qualcosa che li spinge da dentro. Ognuno ha preso il suo pezzettino di responsabilità. Abbiamo cercato di mettere in pratica quello che diversi anni fa disse Mario degli Elfi: siamo tutti presidenti, alla riva siamo tutti presidenti, se no possiamo fare qualsiasi cosa ma cambierà poco. E quindi con questo spirito nuovo è cominciato un maggiore coinvolgimento delle persone, quindi anche maggiori idee, maggiore progettualità. E quindi la Rive ha cominciato a curare molto di più le proprie riunioni, a volte arrivare a dei gradi di pignoleria alti per essere sicuri che stavamo facendo quello che l'assemblea ci aveva detto di fare. Abbiamo sbagliato, abbiamo fatto delle discussioni accesissime, ma ci siamo anche divertiti tanto insieme. Abbiamo scherzato, abbiamo cercato di prendere le cose con serietà, ma con leggerezza. E quindi si è cominciato a vedere in maniera sostanziosa cambiare il raduno, quindi aumentare di numero di visitatori, ma anche aumentare sempre di più la qualità, l'attenzione anche ai piccoli dettagli, ai bisogni delle persone che sono molto diversi, ai nostri bisogni, a ricordarci che comunque questo incontro è sì per andare verso il mondo esterno, però non ci possiamo uccidere per soddisfare come un albergo o tutti i bisogni del cliente, no. Siamo qui in questo cerchio pari tutti quanti, quindi noi certo vi ospitiamo e ci facciamo carico di certe cose, ma siamo qua tutti insieme a fare festa tutti insieme, a celebrare queste più che esperienze, comunità, ecovillaggi, questa voglia di fare una differenza concreta delle singole persone nella loro vita. Negli ultimi anni si è sviluppato tutta una parte dedicata alla comunicazione, quindi i libretti che avete preso, l'abecedario, il sito web, la pagina Facebook, il condividere le foto, cioè abbiamo cominciato a mettere da parte un po' di materiale e andare a recuperare quello che c'era già stato lasciato da quelli precedenti. È stato un periodo di passaggio di consegne sia nel gruppo di comunicazione ma anche in altri gruppi, a partire dal direttivo stesso. E si è aperto, tra virgolette, il gruppo internazionale, che ha cominciato a essere stabile e a partecipare in maniera molto assidua agli incontri del GEN, tant'è che oggi Jenny è la coordinatrice della segreteria del GEN Europa, e Macaco è nel consiglio degli anziani, se non sbaglio, del GEN internazionale. E quest'anno al campo in Spagna eravamo una quindicina di italiani della Rive, cosa che nel passato per vari motivi non si è mai riuscito a raggiungere questi numeri. Poi abbiamo un progetto che sta per partire su il riciclo informatico RIME e un servizio di volontari che vanno, soci Rive, che vanno a giro per gli ecovillaggi ad aiutare i veri, sono stati chiamati. Abbiamo cominciato a praticare la sociocrazia, ma abbiamo fatto anche altri incontri su
con strumenti diversi, abbiamo provato a rendere le nostre riunioni sempre più equilibrate, quindi riducendo il carico di stress, anche se abbiamo questi incontri di due giorni e mezzo in cui le cose di cui parlare sono tantissime, siamo super zeppi, andiamo paradossalmente veloci nelle decisioni che prendiamo, perché sempre di più appunto abbiamo condiviso l'informazione di come si vogliono fare le cose, di perché è importante farle in un modo piuttosto che in un altro, e quindi piano piano è aumentata la consapevolezza in tutto il gruppo, perché c'è da dire anche che il gruppo di soci che frequentano le riunioni è praticamente più che raddoppiato negli ultimi tre anni. Quindi anche un'organizzazione diversa, cioè allora il direttivo, c'è il direttivo, sì, ma che cosa fa sto direttivo? Dobbiamo decidere tutto insieme, ci possiamo delegare l'uno con l'altro, come ci vogliamo organizzare per questa riunione, dove ci troviamo per quell'altra, che comunicazioni diamo ai soci, come le facciamo passare, cioè c'è stata proprio una totale riorganizzazione. E adesso vedrete che ci sarà appunto ancora un altro cambiamento, e quindi diciamo che quello che più mi porto da questa esperienza è l'amicizia fraterna che si è creata nel gruppo, questa voglia infinita di migliorare e di imparare a dirsi le cose e ascoltare le cose degli altri. Dobbiamo ancora lavorare di più, migliorare, però veramente ho visto crescere la gente nella Rive, mi sono vista crescere nella Rive, e questo credo sia il regalo più bello di tutta l'esperienza. Grazie Francesca. E io praticamente ho partecipato a tutte e tre le vite di cui parlava prima Alfredo. E adesso non aggiungo altre cose lunghe, ma vi faccio proprio vi do un sunto. Il sunto è che all'inizio, quando ho partecipato e incominciato 10 anni fa a partecipare alla Rive, c'era una piccola famiglia molto molto unita, ma una piccola famiglia che era proprio, che si incontrava, e dove c'era proprio questo senso veramente familiare. Poi dopo siamo diventati di più e improvvisamente ci siamo resi conto che eravamo veramente interessanti, che veniva sempre più gente. Con Alfredo abbiamo fatto dei grandi passi in avanti, proprio a livello di organizzazione, a livello di strutturarci e di diventare visibili. E poi con Francesca siamo diventati molto più visibili, e anche interessanti per tantissimi studiosi, per tante organizzazioni, siamo costantemente invitati a tante conferenze, a tanti congressi, sempre di più e sempre di più. E quando allora, adesso è anche un po', oggi siccome appunto è anche un po' la celebrazione di Francesca, perché oggi passerà il testimone, e diciamo che Francesca veramente ha fatto un lavoro fenomenale in questi anni, e è riuscita a fare delle conquiste molto grosse, perché non solo è riuscita a rendere appunto la Rive più visibili sotto il punto di vista dei media e sotto il punto di vista del contatto con il pubblico, ma è riuscita anche a riavvicinarci l'Italia a Gen, perché in un certo momento, siccome molte persone in Italia non parlano l'inglese, c'erano solo alcuni presenti a Gen. Invece in questi anni veramente siamo riusciti anche a ricreare il legame molto più vicino con Gen, anche grazie al fatto che Jenny appunto è diventata la segretaria, cioè il direttore esecutivo di Gen Europa in questo momento, e penso che noi possiamo essere veramente contenti. Quando tanti anni fa abbiamo deciso di chiedere a Francesca di fare la presidente, lei era giovanissima, aveva partecipato veramente in una maniera eccelsa a livello di organizzazione nei campi estivi che c'erano stati, e si era fatta notare proprio per questa sua capacità organizzativa, insieme a una grande calma, serenità e benevolenza.
E queste caratteristiche insieme hanno fatto sì che abbiamo detto sì, anche se lei è giovane e anche se lei non vive in un ecovillaggio, in quel momento lei non viveva in un ecovillaggio, ci sembra la persona più adatta per svolgere questo ruolo, ovviamente sostenuta anche da Alfredo, che Alfredo ha tenuto tutto questo tempo sempre una posizione molto importante, perché non ha mai mancato il sostegno, anzi è sempre stato molto attivo e dobbiamo veramente ringraziare anche Alfredo tantissimo. E qui io smetto di parlare e andiamo nella prossima fase. Adesso passo anche il microfono a Jenny. Ciao a tutti. Oh yeah, mi sentite? Ciao Jenny. Okay, so. Grazie. Allora, per chi non mi conoscesse ancora, io sono non vedente e quindi ho Chiara che mi fa da supporto tecnico accanto, così se scazzate lei me lo dice. Eccola. Allora, siamo qua per celebrare. Yuhu! E come prima cosa celebriamo noi stessi, perché ognuno di noi fa parte della Rive, ognuno di noi ci sta mettendo il suo impegno. Quindi tutti in piedi e ci facciamo un'autocelebrazione. Via! Via, grazie! Faccio rialzata due minuti. Allora, tu dai le opzioni e la gente non le prende. Allora, in realtà io, come ha detto Francesca prima, sono qui nel ruolo anche di rappresentante del GEN, e questo semplicemente per dimostrare come c'è una connessione, come la Rive è una rete. E noi insieme creiamo rete, noi con le nostre relazioni, perché la prima cosa per riuscire a portare avanti dei progetti, per riuscire veramente a cambiare qualcosa, dobbiamo riuscire a mantenere delle relazioni sane, in salute. E questo è quello che cerchiamo di fare ogni volta che ci incontriamo, questo è quello che il GEN propone, questo è quello che gli ecovillaggi vogliono, e noi come reti cerchiamo di portarlo all'esterno. Come avete sentito da Francesca, c'è stato tanto lavoro in questi anni, e il lavoro è fatto non solo da Francesca quale presidente, ma è stato fatto da tutta l'assemblea dei soci e in particolare da quelli che sono stati eletti come rappresentanti dell'assemblea. Sono persone che hanno dato la loro disponibilità, il loro tempo, la loro fatica e il loro cuore per l'organizzazione, per la Rive, per noi, per riuscire a creare questi eventi estivi, per riuscire a creare gli altri eventi che facciamo, per produrre materiale che poi va messo sul sito web. E mi piacerebbe tantissimo accogliere il vecchio direttivo uscente, quindi se venite tutti qua nel centro, da Cristina di Torri Superiore, Alfredo di Magnaia, Francesca, Lorenzo della Città della Luce, Paola, Stambecco, mi sono dimenticata qualcuno, Roberto Manzone, Andrea Stagliano, Roberto Riccardo. E adesso, no, voi andate lì, io sto indietro, e mi piacerebbe che gli facessimo un bellissimo applauso di ringraziamento, ma non soltanto. Fate un cerchio. E mi piacerebbe che se ci strusciamo le mani e creiamo, ecco, vai, ci strusciamo le mani con energia e ce la mettiamo tutta, davvero, per ringraziare queste persone e per dare loro l'energia di continuare nei loro progetti, in quello che stanno facendo nella loro vita, e perché possano continuare a stare nella Rive. Aho! Grazie mille. Invece, con un grande applauso e magari anche un suono di incitamento, accogliamo il nuovo direttivo. Yeah!
rappresentati, di queste in quale realtà siete, se siete fatti rappresentati i soci, e dite una sola parola alla vostra rete. Sono Giorgia, della Valle degli Elfi, e la parola è grandissima gratitudine e fiducia. Bravo. Bravo. Sono Riccardo, della Valle degli Elfi, e la mia parola è comunità. Bravo. Sono Fabiana, il Vignale, e la mia parola è wow. Io sono Federico, Tribù Universo, la mia parola è opportunità. No, ridillo. Ridillo. Opportunità. Sono Macaco di Damanur e la mia parola è connessione. Sono Andrea della Corte del Vento e meraviglia nell'abbondanza. Roberto di Auditat, grazie. Io sono Paola, rappresentante dei soci sostenitori, e la mia parola è grazie Rigby! Non avete saltellato, dobbiamo rifare. Grazie Rive! Sono Amy della Comune di Bagnaia. Non ho parole. Francesca Cadeventi. Fratelli e sorelle. Grazie mille, e anche a loro penso che questa volta, anziché mandare un'energia perché la possano disperdere nel mondo, gliela mandiamo perché la mantengano forte forte all'interno della riva. Quindi ci risfreghiamo le mani. Magari noi accogliamola. Voi accoglietela, esattamente, mettetevi in apertura, giratevi verso il vostro pubblico e accogliete. Come vi sentite? La palla di energia. Grazie, grazie direttivo. Lavorate bene, eh? E adesso è la celebrazione di Francesca, perché poverina non ha celebrato abbastanza. E lei il compleanno, è la presidenza, e fra un po' si sposa. Fa tutto lei, la sua rive. È cambiamento. È cambiamento. Sono a tema. Brava, bravissimo. Allora, mi piacerebbe se Francesca vuoi semplicemente dire due parole e magari chiamare, già ne hai dette tante, quindi due. Mi ero dimenticata di fare la love shower a Francesca, e che tanto riprende da tutte le parti, quindi ho pensato che ne aveva già abbastanza. Allora, per Francesca, visto che è giovane, una sola, facciamo che vi avvicinate tutti e le date una bella strizzata tutti insieme, dai. Potrei morire, lo so. Uno, due, tre, via! Tutti su Francesca! Mi sto un po' di interazione, un po' di dinamismo, che sennò sempre seduti tutti, che palle. Allora, non diciamo parolacce, giustamente.
l'emozione anche, a parte questo. Comunque adesso mi piacerebbe che Francesca chiamasse i due nuovi co-presidenti della Rive, perché ecco a voi che abbiamo un nuovo cambiamento, e quindi Francesca passerà il testimone e passo a lei la parola, così li chiamerà e consegnerà il testimone per la nuova presidenza. Ok, allora solo una parola che è veramente gratitudine profonda per tutta questa avventura. Chiamo qua, aiuto, scusate, ho un vuoto. Riccardo e Andrea. Sono, cioè, sono un po' sballata degli editi. Energia, bracci, voli. Mi avete portato una dimensione un po' diversa. Vieni che va. Eccolo lì. Ok, allora ragazzuoli. Sì signora, no. No, no, non vi faccio domande, vi riempio io di parole. Prima di tutto sono molto felice che stiamo con questa occasione di cambio di presidenza, stiamo provando a portare un messaggio. Quindi non solo dovevo venire al posto della donna, che il mio orgoglio è un pochino sotto, lo sa? E dice viva, viva! Però non è questo, è il fatto che con questa accoppiata andiamo sempre di più verso il pensare che, appunto, come vi dicevo prima, siamo tutti presidenti. Se ci possiamo aiutare e suddividere il potere in più persone, chi quel potere se lo vuole prendere, chi si prende anche la responsabilità di portarlo avanti. Questo costa fatica, costa tempo, costa energie, costa scazzi, costa guardarsi a sé, a volte ci si riesce, a volte no, e va bene. L'importante è tenete veramente orecchie dritte e occhi avanti per accogliere quello che l'Assemblea vi porta e per cercare di fare sempre il vostro meglio nel servizio che portate all'Associazione. Io sono sicura che lo potete fare, sono sicura che avete delle caratteristiche stupende, siete, l'abbiamo detto più volte, complementari, quindi senza mettere etichette all'uno o all'altro, ma avete veramente la potenzialità di creare un'energia molto 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 forte, perché è molto di più di quello che una persona sola può fare, e avete un direttivo che sapete benissimo è lì per abbracciarvi nel percorso che state facendo. Quindi adesso c'è un momento molto importante, perché è proprio il passaggio del testimone. Però il testimone è un oggetto molto particolare, perché questo testimone è stato fatto con gli alberi di questo territorio ed è stato addobbato da Selva, e Selva è nata dagli Elfi ed è invece in questo momento abita in Ca' dei Venti, no, in Corte dei Venti, caspita. Per cui abbiamo praticamente tutta una cosa bellissima, oltre ad essere una bellissima ragazza che adesso ci andrà a dare a daglielo pure. Guarda, bambini già ce ne ho due. Sì.
questo è un bastone che simboleggia il vostro incarico. Questo è un bastone che simboleggia il vostro incarico. Adesso è uno. E rimarrà uno. E adesso sono due per voi. Dovete dire? Riccardo, tira il bastone. Due parole. Così. Così. Qual è il verso giusto? Che bello. Ok. Beh, io sapevo da un po' più di tempo che sarebbe arrivato questo momento. Sapevo da un po' più di tempo che sarebbe arrivato questo momento, ma non me l'aspettavo così. Ok. Adesso c'è solo lo spazio per il cuore e per la pancia. Che quando ero arrivato fino a qua avevo anche pensato, ma che cosa dico in quel momento? Ma adesso, ceste, non importa. Lasciamo solo lo spazio al cuore. Per me c'è veramente gratitudine. Perché io mi sono avvicinato a Rive perché facevo parte di un progetto per andare a costruire un ecovillaggio. Allora questi ecovillaggi volevo andare a vedere che cos'erano. E non me ne immaginavo come li ho trovati. Mi ricordo la prima volta a Torri Superiore, vedere tante persone così diverse fra di loro e riuscire a prendere una decisione assieme, quando ho detto, Dio, ma come fanno? Sono così diversi, vengono da tutte le parti dell'Italia. Eppure c'era un metodo che li univa e c'era una magia che li univa, e questa magia è cresciuta nel tempo, da che sono dentro la Rive. E io devo ringraziare tantissimo Francesca, anche Alfredo, anche tutto il direttivo con il quale ho fatto il mio primo viaggio e questo, con il quale ho iniziato questo secondo. E da Francesca ho imparato tanto, da Francesca ho imparato veramente l'umiltà e la capacità di ascolto. Non è che l'ho imparato tutta, diciamo che l'ho vista. E adesso è un ottimo spunto, no? Che ancora opera. E da Alfredo, nonostante tutta la testa, la sua potenza sta nel cuore. E così è per questa associazione, la potenza sta nel cuore. Nonostante l'organizzazione, la potenza sta nel cuore. Quando sono arrivato qui, in questo raduno, lo vedi, lo percepisci, e c'è una qualità altissima. Io non conosco altre organizzazioni in Italia che hanno una qualità come questa, e riusciamo ad accogliere le persone e a sintonizzarci in maniera immediata, e questo è segno che c'è qualche cosa veramente di vivo che riusciamo a vivere e a trasmettere, e non ce lo stiamo raccontando. Grazie a tutti. Io ho grosse difficoltà a fare discorsi seri, quindi... Viva! Però nella mia mano ho qualcosa di importantissimo, che per noi nella nostra comunità è il bastone della parola, e ti ringrazio a te Mario lì giù, per la saggezza che mi hai portato e per le porte che mi hai aperto. Ti voglio tanto bene. Poi ho una cravatta. Cercare di essere un po' nella parte seria della... Però è accompagnata da una melanzana, che è molto importante anche la melanzana, perché la cravatta ti porta un po' al cielo, mentre la melanzana ti riporta a terra. Quindi bisogna andare da tutte e due le parti, volare, però ricordarci sempre di prenderci cura della terra.
C'è tanta gente che devo ringraziare, guarda, fare il giro di ognuno di voi, perché è stata già una settimana meravigliosa con ognuno di voi. Ho conosciuto i volontari uno a uno, abbiamo fatto tanti giochi e non saprei da dove iniziare a ringraziare. Il primo sicuramente è Alfredo lì, perché è il seme della Rive, è quello che ha fatto partire tutto, quindi grazie Alfredo. Poi ringrazierei Jenny, che è la mia maestra, mi ha aiutato tanto nel lavoro internazionale e quando c'ho da chiedere un consiglio è sempre a lei che mi rivolgo. Grazie Jenny. E poi voglio ringraziare il meraviglioso team di lavoro che abbiamo delle segretarie splendide, viva le segretarie! Abbiamo un direttivo che fa il lavoro di supportarmi in quello che non so fare io. Ci sono certi geni all'interno del direttivo che mi fanno sentire sicuro di poter svolgere questo lavoro bene, perché so che se io non so c'è qualcun altro che sa più di me. E questa è un po' la filosofia che voglio portare, di cercare di delegare, dare spazio e cercare di far crescere e valorizzare ognuno di noi. Quindi chiunque voglia portare qualcosa all'interno della Rive deve farlo brillare per le sue qualità, per le sue caratteristiche e l'amore che vuole portare per questa associazione. Io ci credo fermamente e il mio cuore è con voi. Grazie. Allora, quando il cuore pulsa così forte, non si può che continuare a farlo pulsare. Chiedo a tutti quanti di dare a loro ancora un'altra love shower, come si dice in inglese, una doccia d'amore, anche perché magari un po' puzzano dopo questo calore. Ah, era, vabbè. Cerchiamo di dare supporto a quelli che ci rappresenteranno. Al vostro posto ringraziamo Andrea e Riccardo ancora. Adesso mi piacerebbe chiamare la segreteria della Rive. Venite, abbiamo avuto i co-presidenti maschili, ma abbiamo la segreteria al femminile. Ecco, dovete sapere che sì, c'è il direttivo, ma le segretarie, senza il lavoro di segreteria, che poi Paola è nella doppia veste, sia di direttivo che di segreteria, ma loro hanno fatto un lavoro veramente immenso. Sono la segreteria più professionale che la Rive abbia mai avuto e loro veramente si meritano una grande doccia d'amore. Però non saltateli addosso, voi andate in mezzo, qua in centro. Perché loro veramente, veramente, cioè, non si sono risparmiati neanche un secondo. Sono andati oltre le loro forze e tutto questo con un impegno costante e continuo durante tutto l'anno. Si meritano veramente una grandissima cosa. Grazie. E adesso c'è un altro gruppo di persone che hanno partecipato, cioè senza le quali tutto questo campo non sarebbe stato possibile. Abbiamo un'organizzazione veramente fenomenale. Abbiamo i referenti e i volontari
e vi vorrei chiamare tutti quanti adesso un attimo nel centro. Si mettono in centro si mettono i referenti e i volontari intorno. Su, non siate timidi. Allora, i capo volontari in centro e tutti gli altri intorno. Due cerchi. Allora, e per i volontari facciamo un ringraziamento un po' diverso, quindi... Grazie ai volontari, ci piacciono, ci cura, ci dà felicità, ci piacciono, ci cura, ci dà felicità. Grazie ai volontari, ci piacciono. Grazie mille! Schiavizzati siete, non ribellatevi. Allora, un altro momento e vorrei chiamare Stambecco qui accanto a me, perché Stambecco in qualche modo è la connessione fra la Rive, il vecchio direttivo uscente, e questo luogo, Damanhur, che ci sta ospitando in questi giorni. E quindi io vorrei che facessimo un grandissimo applauso a lui e un super ringraziamento ad Damanhur, quindi magari ci strofiniamo di nuovo le mani. Tu sei la rappresentante, stai lì sempre. E mandiamo anche Macaco come rappresentante di Damanhur e di Vibracco e gli facciamo una bella doccia anche a loro di energia, quindi ci strofiniamo le mani. C'è qualcun altro anche di Damanhur magari che vuole aggiungersi? Giancarlo, il mio amico Giancarlo. Andato via. Beh, allora ve la prendete voi? Solo loro. Oh. Gli altri stanno lavorando anche loro per rendere il posto migliore e aiutarci in questo evento, quindi grazie Damanhur e grazie a Macaco e Stambecco per essere qui a rappresentare questa grandissima comunità e questo centro di energia. Grazie. E siamo praticamente alla conclusione. Lascio a Macaco che ci aiuta perché io sono un po' stonata. Perché quello che vorremmo fare adesso è celebrare tutti quanti noi, ma celebrare anche la madre terra. Perché esiste una canzone bellissima che si canta veramente a livello internazionale in tutti gli ecovillaggi, che si chiama Bele Mama. Penso che molti di voi la conoscono. Se non la conoscete è veramente semplicissima, la imparate subito. Si chiama Bele Mama He, Bele Mama, Bele Mama He. Bele Mama, no, un pochino più basso, scusa. Bele Mama, Bele Mama He,
Bele mamma, bele mamma, he. Bele mamma, bele mamma, bele mamma, bele mamma, bele mamma, bele mamma, he. Bele.